Credo che Parole Guerriere sia uno dei modi per ripartire, per cominciare a parlare di temi e non di persone, o per rincorrere quella che magari è l'emergenza dell'ultimo telegiornale. Di questo abbiamo bisogno, perché la politica ha bisogno di un approfondimento di tipo culturale, di tipo scientifico, di tipo umano, in maniera da poter programmare quelle che sono non le politiche per le prossime elezioni, ma le politiche per i prossimi 10 anni. Io credo che questo abbia bisogno sia il Paese come l'Europa, che attualmente vive una crisi di prospettiva e di visione che potrebbe portare alla sua dissoluzione. Allora, la rivoluzione non ci vuole, la rivoluzione avviene e la rivoluzione sta già avvenendo, perché noi abbiamo di fronte la necessità di una rivoluzione, perché abbiamo un problema epocale che è il cambiamento climatico, abbiamo un problema epocale che è l'esaurimento delle risorse, i flussi migratori e tutta una transizione verso il digitale, l'intelligenza artificiale e la sostituzione di buona parte dei lavori da parte dell'automazione e dei robot. E se non è rivoluzione questa, la rivoluzione è già iniziata. Il problema più grave è che molti non se ne sono resi conto, che ci siamo dentro con tutte le scarpe, e finché non ci si rende conto che è in atto una rivoluzione, una trasformazione culturale, antropologica, produttiva, noi la rivoluzione non la governeremo, ma ne subiremo solamente gli effetti.